la via mistica e l'occulta del cuore e della testa devono fondersi e mischiarsi, e allora si conoscerà Dio, anziché solo sentirlo, se mai si riesce a trovarlo. Alice Bailey, un'anima che lascerà un grande contributo nella storia evolutiva spirituale dell'umanità. Manchester, 1880, New York, 1949. Ha dedicato la sua vita alla diffusione di un credo universale, frutto dell'analisi comparata delle dottrine orientali e occidentali. Ha svolto con una straordinaria umiltà una missione a beneficio dell'umanità, divenendo uno strumento consapevole di trasmissione degli insegnamenti della saggezza antica tramite il maestro di Kappa che ispirò tutte le sue opere. Nasce a Manchester il 16 giugno 1880 sotto il segno dei gemelli, ascendente leone. Rimane orfana e riceve una severa educazione. All'età di 18 anni, un fatto straordinario. Nel suo salotto vede materializzarsi la figura di quello che solo più tardi scoprirà essere il maestro di saggezza Kutumi, che le rivela un importante lavoro di diffusione della saggezza da svolgere nel mondo. Intraprenderà molti viaggi a partire dall'età di 22 anni che la porteranno in tutto il mondo, dall'India all'America. Qui, a 27 anni, sposò suo primo marito, Walter Evans, ma il matrimonio non è sereno, a causa delle difficoltà economiche e del carattere insensibile e manesco dell'uomo, da cui si separerà tenendo con sé le loro tre figlie. Fu proprio in questo periodo infelice e di povertà che Alice Bailey, anche svolgendo umili lavori, matura profondamente. Maneggiavo una media di 10.000 sardine al giorno per centinaia di scatole. I visitatori della fabbrica venivano a vedermi. I loro commenti erano del tipo: chissà cosa ha fatto per ridursi a fare questo lavoro. Meglio non giudicare dalle apparenze, probabilmente è una poco di buono. I commenti erano stati grossolani e le mie mani tremavano di rabbia. Dopo che se ne furono andati, venne il capo reparto a dirmi con grande gentilezza: non si preoccupi, noi qui la chiamiamo il diamante caduto nel fango. Mi consolo appieno. C'è forse da meravigliarsi se ho una fede inalterabile e salda nella bellezza e nella divinità dell'umanità? Se fossero state persone con degli obblighi nei miei confronti, la storia sarebbe stata diversa. Ma ciò esprime la gentilezza spontanea dell'animo umano verso chi vive le loro stesse difficoltà. I poveri sono normalmente gentili fra loro. In questi anni Alice Bailey incontra gli insegnamenti di Elena Blavatsky e della teosofia. Allo stesso periodo risalgono i primi contatti con il tibetano maestro di Kappa, che le trasmette per via telepatica i suoi insegnamenti in 18 volumi. Nel 1918 entra a far parte della società teosofica fondata dalla Blavatsky nel 1875 a New York. Nel 1919 incontra il secondo marito, con cui diviene molto attiva nella società teosofica, della quale però denuncerà lo spirito settario e le rivalità interne, e da cui prenderà le distanze nel 1920. Recuperando i principi originari della società teosofica, Alice Bailey e suo marito fondano la Scuola Arcana. La Scuola Arcana sarà improntata sui seguenti presupposti: non settaria ma inclusiva, apolitica ed internazionale. Non si segue pedissequamente un capo, ma si obbedisce ai dettami dell'anima. Nel 1931 Alice Bailey parte per l'Italia e soggiorna sul Lago Maggiore, dove incontra persone famose di ogni nazionalità. Fraternizza in particolare col dottor Roberto Assagioli, psicologo di fama europea, fondatore della psicosintesi e rappresentante della Scuola Arcana nel nostro paese. Alice Bailey ha lasciato il corpo fisico a New York nel 1949
donando un inestimabile patrimonio di conoscenze esoteriche. Con lei, la iniziale opera di Elena Blavatsky ha trovato espressione e diffusione nell'operato della Fratellanza Bianca, cioè quella confraternita di esseri spirituali che si sarebbe assunta al compito di guidare l'evoluzione interiore dell'umanità. Le ragioni di questa autobiografia sono tre, che voglio sottolineare e che spero emergeranno ben chiare. Prima di tutto, la realtà dei maestri di saggezza che operano sotto la guida del Cristo. Secondo, la realtà di costruire una nuova civiltà e cultura verso la fratellanza universale. Per terza cosa, vorrei mostrare come sono meravigliosi gli esseri umani. Ho vissuto in tre continenti e in molte nazioni. In tutte le classi, popoli e nazioni ho trovato la medesima umanità, la stessa bellezza di pensiero, lo stesso sacrificio di sé e lo stesso altruismo, gli stessi peccati e debolezze, lo stesso orgoglio ed egoismo, la stessa aspirazione per le mete spirituali e lo stesso desiderio di servire. Se riuscirò a mostrarlo con chiarezza e con forza, basterà a giustificare il libro. La vera conoscenza non è mai statica. Non è che una porta che si apre su prospettive sempre più vaste di saggezza, conseguimenti e comprensione. È una crescita vivente e deve condurre da un'espansione ad un'altra. Lessi, studiai e pensai. La mia mente si svegliava mentre lottavo con idee nuove e cercavo di conciliare le mie credenze con i nuovi concetti. Avevo appena letto quella grande opera che è la Dottrina Segreta. Ne ero incuriosita, ma disorientata. Il mio intero orizzonte spirituale si apriva. Fu nel novembre 1919 il primo contatto con il tibetano. Voglio mettere in chiaro che il lavoro che faccio non ha niente a che fare con la scrittura automatica. Io conservo il controllo dei miei sensi, ascolto semplicemente, prendo nota delle parole che odo e registro i pensieri che mi penetrano, uno a uno nel cervello. Ho divulgato l'insegnamento trasmesso dal tibetano, ma la responsabilità è sua. La scuola arcana non è così separativa e noi diciamo agli studenti che se essa riesce ad approfondire la loro vita spirituale, allargare i loro orizzonti ed aumentare la loro percezione mentale, spetta a loro farne uso nella chiesa, nel mondo, nel gruppo, in casa e nella comunità, là dove la sorte li ha inseriti.